Ancora una volta in prima linea nell'emergenza Covid, voi sarete lo sportello per questa fascia di popolazione debole, gli over 80, che si rivolgono a voi ogni giorno. Sì, diciamo questa è la situazione che ho fotografato. Le farmacie sono rese disponibili a seguire questa iniziativa veramente premiante del comune di Teramo e speriamo di allargarla anche agli altri comuni della nostra provincia, perché noi abbiamo a che fare tutti i giorni con persone che hanno bisogno, non soltanto ultraottantenni, ma in questo caso gli ultraottantenni in particolare, perché è l'oggetto di questa iniziativa, e seguirli o comunque fare una sinergia con le altre iniziative, tipo la iscrizione a questo elenco via web o tramite il medico, tramite i propri familiari, può essere un'integrazione e possiamo cercare di raggiungere il più possibile il maggiore numero di persone che poi possono beneficiare di questa vaccinazione, che in questo momento, lo sappiamo, è l'unica cosa da fare importante. Le farmacie hanno aderito tutte quante? Sì, 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 praticamente con tutto il comune di Teramo riusciamo a... Ricordiamo il numero. Sono 17 le farmacie presenti sul comune di Teramo e quindi attraverso la modulistica che è stata predisposta appositamente proprio dal comune, da domani mattina le persone che hanno comunque difficoltà nel poter andare sulla piattaforma regionale, per qualsiasi motivo possa essere, troveranno nella farmacia sotto casa il farmacista da supporto per l'inserimento praticamente dei dati affinché la vaccinazione, che partirà poi la prossima settimana nel comune, si farà sì che praticamente possa avvenire con una certa continuità e quindi a poter dare l'accesso praticamente a un numero maggiore di persone.